Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova scoppiettante puntata di Eureka, lo show pitagorico di cui nessuno sentiva la mancanza. Dopo aver scartato due premi Pulitzer, tre premi Campiello, uno Strega, un premio Tiche e perfino Catena Fiorello, ladies and gentlemen, ho il piacere di presentarvi Stefano Amato. Stefano, benvenuto. Ciao, è un piacere, è un grande piacere averti qui. Siamo davvero contenti che tu abbia accettato il nostro invito. Grazie. Sia... Qui è proprio come me lo immaginavo. Qualcuno capirà, sì, è proprio come te lo immaginavi. Speriamo non succeda niente di devastante. Poi spieghiamo anche che cosa volevi dire. Benissimo, allora tu sei appunto uno scrittore, ormai cioè famoso. Tu nella carta d'identità che cosa hai scritto? Scrittore, cosa c'è scritto? Apprendista. Non ci credo. Apprendista, stregone. Se l'avessi avuto te l'avrei fatto vedere. No, perché l'ultima volta che l'ho fatta ancora lavoravo in libreria. Ok. E siccome avevo questo sito che si chiamava L'Apprendista Libraio, al momento di fare la carta d'identità gli ho detto, posso scrivere apprendista? Quindi io potrei mettere, come da Archimede Pitagorico, potrei mettere scienziato, per esempio. Sì, se c'è, perché c'è una lista di cose scienziato, ci sarà. Comunque, mi rendo conto che non tutti, insomma, qualcuno potrebbe non conoscerti, nonostante appunto i milioni di copie vendute dei tuoi, miliardi. Romanzi, per cui noi, come sai, abbiamo uno stagista sottopagato che, insomma, tutta la settimana poi va a spulciare. Lo pago io sotto banco. Beh, alcuni ospiti sono rispecchiati molto in queste schede, per cui hanno voluto, in qualche modo, diciamo, foraggiare la cosa, per cui prego la regia di mandare la scheda di Stefano Amato che vediamo lì, grazie. Stefano Amato nasce a Siracusa nel 1977, diplomato per un pelo al liceo scientifico Luigi Einaudi, si è poi laureato in scienze naturali discutendo una tesi sugli aranci peloci nell'ecosistema di Terauza. Tenta la carta dell'insegnamento ma ben presto, con la riforma creazionista, la sua materia, fotosintesi clorofiliana, viene eliminata dai programmi ministeriali e Amato si trova a spasso. Lavora in una libreria per 10 lunghi anni, facendo il commisso alla Clerks. Poi la folgorazione, scrive libri e fa un po' di tutto nel mondo dell'editoria, ghostwriter, traduttore, correttore, spedizioniere. Ha pubblicato diversi libri per bambini, adolescenti e adulti. Gli ultimi sono Linar stabile ascesa di Tur capo di casa, Vedrai, Stupidistan e Tadeo in rivolta, La città delle meraviglie, con Anna Maria Piccione, e alla ricerca della chiave algebrica ma la vera fama arriva solo con la foto di Google Maps che lo immortale mentre a bordo della sua beach sta andando a mare. Perfetto. Che ne pensi? Avete messo tutto. Benissimo, no? A questo punto. Nicolao ormai si è specializzato. Allora io ti volevo subito chiedere, appunto, tu hai fatto degli studi scientifici, eccetera. Come nasce invece questa passione per la letteratura che poi ti ha portato a scrivere e a scrivere tanti libri? Perché io conosco tante persone che scrivono, io sono uno di quelli che scrive, ma cioè, la mole di cose che scrivi tu è davvero impressionante. Proprio qualche tempo fa avevi pubblicato un post... Con tutti i libri, è veramente sconvolgente. Questa cosa sorprende anche me, perché onestamente pensavo di averne scritti 5, 6, 7, invece poi contandoli erano, non me lo ricordo mai, 14, 15, più due ebook, quindi più ce ne sono alcuni che ho pubblicato sotto pseudonimo che nessuno conosce. No, ma l'apprendista. No. E questa cosa qua sorprendeva anche me, però penso che a forza di... scrivere ogni giorno, poco ma ogni giorno, alla fine metti insieme un romanzo, poi lo proponi, poi per miracolo te lo pubblico. Ma un sacco di gente lo propone e poi non glielo pubblica. Per cui, cioè, voglio dire, c'è qualcosa, ovviamente. Secondo me il segreto è sapere a chi proporlo. Molta gente lo propone a pioggia. Mm-hmm. E invece se ti informi, insomma, sai... Poi io lavoravo in libreria, quindi comunque sapevo che non è che tutte le case editrici pubblicano tutto, certo. Ogni casa editrice ha la sua nicchia. Se sai in quale nicchia rientra la tua scrittura, già è più facile. E, infatti molte case editrici nel loro sito hanno, quando ci sono le istruzioni per mandare i testi, scrivono, se hai scritto un fantasy, non lo mandare a noi che pubblichiamo romanzi operai, per esempio. Assolutamente. E niente, come mi è venuta? Leggendo, fin da piccolo, tantissimo. E questa cosa qua non mi ha mai lasciato e poi a un certo punto, verso 18 anni così, ho cominciato a pensare di scrivere anch'io
E niente, una cosa tira l'altra. Gradualmente, prima piccole riviste sconosciute su internet, piccoli racconti, poi un piccolo romanzo con una piccola casa editrice siracusana, la Verba Volant, che ho trovato sull'elenco del telefono. Ancora quando ci penso sono fiero di me, perché di solito quelli che scrivono il primo romanzo subito puntano in alto. E invece io sono partito dalle pagine bianche o gialle, non mi ricordo, e ho visto che c'era una piccola casa editrice a 300 metri da casa mia, gli Servi di Maria. Allora ho chiamato e ho detto, io avrei scritto un romanzo. E questo una decina d'anni fa, mentre facevo l'obiezione di coscienza alla Croce Rossa per il servizio civile. E lei, Fausta di Falco, mi ha detto, sì, vieni a casa mia. E sono andato lì col mio manoscritto. Ho fatto 300 metri a piedi col manoscritto di carta. L'hai stampato e portato il manoscritto. Sì, ancora si faceva tutto per telefono fisso e per manoscritti stampati. Questo all'inizio degli anni 2000. E poi ovviamente da cosa nasce cosa. C'è da dire che tu, oltre appunto a una produzione prettamente originale, hai anche riletto nella tua bibliografia, anche in chiave local, se vuoi, ma molto ironica, eccetera, anche alcuni capolavori, del cinema. Mi sto riferendo ovviamente al tuo libro Bastardi, che si rifà in qualche modo a Bastardi senza gloria di Tarantino. Ma ci racconti come nasce la cosa e soprattutto questa cosa, se non mi ricordo male, di una sorta di scambio epistolare in qualche modo con Tarantino stesso, con la casa di produzione, perché di fatto tu dovevi chiedere, il permesso per poter pubblicare la storia, no? Sì, anche la storia è uguale, semplicemente ho quasi cambiato solo i nomi e l'ambientazione. E ovviamente è ambientata in Sicilia. Ambientata in Sicilia e ovviamente al posto dei nazisti ci sono i mafiosi. E tutto si svolge nei primi anni 90, prima delle stragi. E mi ricordo, sì, ci furono dei fax scambiati con fax costosissimi, tra l'altro, perché andavano a Los Angeles con l'agente di Tarantino. E poi se ne occupò la casa editrice. Una volta che hanno deciso di farlo, poi loro hanno l'ufficio diritti, sono occupati loro. Credo che abbiamo fatto tutto come si deve. Hanno acquistato i diritti oppure c'è stato proprio un assenso? Credo di sì, anche perché non avrebbero rischiato loro di ovviamente. Sì, hanno qualche sorta di permesso l'hanno ottenuto, anche perché ormai sono passati 8 anni, 9 anni, ancora nessuno. L'ufficiale giudiziario ancora non mi ha non si è presentato, minacciato, no? Beh, questa è un'ottima notizia. Ne ho ricevute email di uffici legali, ma da Tarantino no, sì, Tarantino, per altre cose. Ancora no, forse. No, per altre cose che ho scritto, però per questo no. Vabbè, quello è un classico, così. Invece parliamo della tua appunto esperienza di libraio, perché come dicevi, sicuramente ti ha aiutato, nel saperti districare, evidentemente, poi per quello che è diventato il tuo lavoro principale. Ma per quel che riguarda invece questo ruolo quasi da front office, il rapporto con le persone, so anche che ci sono tantissimi, cose divertenti che ti sono successe. Cioè, il libraio può sembrare a molti un lavoro quasi monotono per certi versi, invece in realtà si spalanca, immagino, un mondo. Sì, bravissimo. Anch'io prima di cominciare pensavo. Raccontaci fosse il lavoro, cosa. Sì, che fosse il lavoro più bello del mondo. Dovevi stare là, leggevi, ogni tanto accontentavi un cliente e basta. In realtà, come tutti i lavori, aveva i suoi momenti stressanti, perché comunque avere a che fare con i clienti in qualsiasi negozio è sempre fonte di situazioni stralunate, figuriamoci a Siracusa. E le richieste, quelle più. Tu hai scritto anche. Sì, l'ho raccolto in un libro, sì. Pubblicavo su internet, poi è diventato un libro che si intitolava Avete il gabbiano Jonathan Listerin? Che è una delle domande invece di Livingstone. Domande ce n'è tante, quella che mi viene adesso. Se tu dovessi fare una top 5 delle cose più assurde che ti hanno chiesto. Allora, la prima è una signora che ha detto, si è presentato con il bigliettino, ha detto, guardi, mia figlia deve leggere questo libro, però secondo me non esiste un libro che si intitola così. Ho visto il bigliettino, c'è scritto Eneide, e ha detto, no, esiste. Un altro che mi ha detto, guardi, cercavo questo libro, però la casa editrice mai sentita, secondo me non esiste, è in Audi. Ah, quindi va proprio a questo, ok. Sì, sì. Poi la ragazzina che per la scuola doveva prendere l'Orlando Furioso
Io l'ho dato e lei poi la sera mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, mi ha dato il libro sbagliato, mi ha dato Orlando Furioso. Io cercavo L' Orlando Furioso. Certo. E lì devi spiegare, no? È la stessa cosa, ma sei sicuro? E secondo me è cambiato questa... Cioè questo tipo... Cioè si è modificata un po' la... Probabilmente sì, anche perché ormai... Cioè con internet... Sì, anche perché ormai cioè col telefonino ti fanno vedere, ti dicono... io ho lasciato perdere quando i telefonini stavano diventando di massa, quindi quella fase l'ho vista solo sul nascere, ma ormai penso che... Forse le persone un po' più anziane che non hanno dimestichezza con la tecnologia, forse sono quelle ancora che fanno la domanda eterna, che è quella... di tutti i librai del mondo, che cercavo un libro ma non so niente, né chi l'ha scritto né come si intitola, mi può aiutare? Quello che parla di quella cosa, è un classico. Esatto. Va bene, senti una cosa, ti faccio un'altra domanda, poi passiamo a una delle nostre rubriche più seguite. Tu appunto sei, diciamo, un personaggio sui generis, per, a Siracusa, sui generis, perché sei appunto... super ecologista, ti muovi in bicicletta, non hai la macchina, eccetera. Per cui, visto insomma anche le polemiche classiche, proprio la polemica delle polemiche della nostra città, mi chiedevo appunto tu che idea ti sei fatto di questo discorso delle piste ciclabili? Nel senso, immagino che tu le utilizzi. Sì, come cioè, no. Come, sì. Che idea di sviluppo della città hai da questo punto di vista? Mi interessava molto sapere il parere di uno, di un ciclista, di uno che usa la bicicletta tutti i giorni e la utilizza per spostarsi. Come principale mezzo? Sì. Allora, quando hanno cominciato a fare queste piste ciclabili ero felicissimo, perché finalmente avevo il mio spazio e tutto. Anche oggi sono felicissimo, anche quando le fanno strane, però mi sembra bellissimo, perché mi sembra quasi di essere raccomandato, certo, ho il mio spazio, preferenziale. Soprattutto quando c'è proprio il confine fisico, ti senti più sicuro. Mi fa paura questo fatto che con tutti i problemi che ci sono, questa possa diventare sia diventato il capro espiatorio delle piste ciclabili. Sì, sì, per qualsiasi cosa, appunto, come se fosse il problema. Sì, ogni tanto ci scherzo, sembra quasi uscito da uno dei miei libri, questa cosa qua. Chissà se ne scriverai. Sì, è una di quelle cose, secondo si dice stranger than fiction, una di quelle cose che dici non ci sarei mai potuto arrivare, che in massa tutti contro. È una cosa un po' da stupidi. È una molto da stupidi, no? Sì, sì, quando la realtà supera, sì. Mi fa un po' paura, sì, perché è l'ennesima cosa che ti fa chiedere: ma dove abitiamo? Stupidistan, per chi non l'avesse letto, appunto, è un romanzo di Stefano, molto bello, secondo me, è ambientato anche questo in una Sicilia che però in qualche modo ha completamente perso, diciamo, i rapporti col resto dell'Italia, ed è una specie di carcere, no? Tutta la regione è una specie di carcere, un po' al 1997 Fuga da New York, no? Solo che anziché appunto Manhattan, la Sicilia è un posto diseredato completamente, eccetera. Ovviamente si svolgono una serie di vicende in questi luoghi che sono veramente incredibili, perché praticamente tutti hanno completamente abbandonato, diciamo, ogni tipo di cultura, eccetera, si è andati verso una sorta di baratro culturale, per cui anche le cose più normali, diciamo, diventano completamente surreali in un certo senso. E quindi probabilmente anche questa cosa delle viste ciclabili, chissà, forse se l'avessi scritto adesso gli avresti potuto inserire. Ma sicuro, sicuro, è proprio da Stupidistan. Ma la città intera ogni tanto... Del resto uno si ispira anche... Sì, 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 c'è una zona in particolare che quando... Non so se si può dire, quando attraverso il ponte Umbertino, no? Sì, certo. Entro in Ortigia, certo. A piedi, mi sembra quasi un set cinematografico di Stupidistan. Sì, sì, certo. Quella zona lì. Gente che spara in aria, potrebbe succedere di tutto. Allora, andiamo con la nostra rubrica Giù dalla Sibbia, che insomma vediamo invece su questo schermo, ti proporremo delle schede, insomma delle cose tra cui scegliere. Vediamo che cosa... Musica, prego. Eccoci. La Graziella oppure Veloretti super elettrica, eccetera. Tu che cosa hai? Una bici normale o pedalata assistita? No, bici normale. Ma passato tutta la vita, soprattutto no, perché... No, qua butti giù, eh? Ah, butto giù il futuro, sì. Ok, quindi Veloretti, sì, anche perché sì. Poi il costo è proibitivo, l'ho visto sì, poi, prendere la foto. Poi a quanto ho capito i furti sono molto frequenti, quindi fai un mutuo per niente praticamente. Giustamente. Scheda numero 2.
Papete Beach o Keeper, o Scoglio Solitario? Ma questo è proprio... troppo facile. Offensiva la domanda. Infatti, quasi. Troppo facile. No, qui il Papete Beach. No, non tutta la vita, no, mai frequentato, mai. Manco tipo Lido Arenella? Ma forse mezza volta. Ok, no. Che però appunto, senza fare paragoni, naturalmente. Esatto. Scheda numero 3. Questo è difficile. No, qui è facile. Butto giù figlio lei perché Angelo lo vedo più frequentemente, quindi solo per quello. Ho paura di ritorsioni, quindi anche perché Angelo poi è vendicativo. Sì, esatto. Quindi mi tengo buono, Angelo. Mario invece non la guarderà mai questa puntata. Ho visto, no, che, ho visto... non ha visto neanche la sua. Ah, vabbè, allora andiamo sul sicuro, cioè figure. Da scheda numero 4. Qua tu come sei, come personalità, diciamo, anche nel tuo lavoro, appunto? Memo vocali. Butti? No, scusami, butto via il taccuino per appunti. Ti voglio dire, hai anche qualche... Sì, sì, è l'idea per prendere gli appunti al volo, c'è un'idea, infatti, è fantastica, c'è cioè, tecnologia lì proprio... Avrei detto comunque che tu eri tipo da taccuino, diciamo. E poi sbobino tutto sul taccuino. Ok, e poi sul computer, quindi fai... E poi, sì. Se l'idea vale, immagino. Sì, sì, certo, se passa. Ok, al vaglio. Esatto. L'altra scheda. Questo per concludere, insomma. Allora. Come sei orientato? Intanto tu frequenti? Raramente. Allora, butto giù il cavallo svizzero perché. Sai che potresti avere ritorsioni molto, tornando a casa. Purtroppo considero il cavallo ancora un animale domestico, quindi. Non so cosa c'è nella Valdostana, però... Mi immagino manzo, suppongo, ma nessuno lo sa in realtà. Non ho detto neanche che quello che chiamano cavallo svizzero poi sia davvero sì, cavallo. Esatto, esatto. Quindi... mi dispiace, ma ci liberiamo del cavallo svizzero. Va bene così. Grazie per questo intermezzo. Prego. Importante. Senti, un'altra domanda sempre riguardo al tuo lavoro, perché volevo sapere intanto se hai progetti insomma, per il futuro, se stai già lavorando a qualcosa, perché appunto la tua produzione è veramente negli ultimi anni, tu sei uscito con due libri contemporaneamente praticamente l'anno scorso. Sì. Sì. Insomma, non è vabbè, ma c'era stata la pausa pandemia, quindi ho capito, si era formato questo imbuto. È un imbuto anche nelle case editrici. Eh sì, è vero. Stai lavorando a qualcos'altro? Per adesso sto traducendo. E poi sono nella fase memo vocali per la scrittura. Per la scrittura, poi perché tu traduci per... Traduco dall'inglese per chiunque, fiction, non fiction, gente che deve fare la tesi di laurea mi chiede di... E stai traducendo per fiction o per tesi di laurea? In questo momento per tesi di laurea, una parte di un codice sconosciuto americano. Va bene. Senti, invece c'è un posto oltre a sia tu, sei comunque abbastanza legato alla Sicilia, appunto si legge e si capisce soprattutto leggendo i tuoi racconti e le tue parole. C'è un posto, un altro posto dove vorresti vivere? Hai mai pensato di andartene? E un'altra è sempre nella carrellata. Come cambierebbe il tuo lavoro, anche da un punto di vista, immagino, di promozione, eccetera, se tu vivessi a Roma, a Milano o a Bologna? Allora, ci ho provato a vivere altrove, anche all'estero e tutto, però alla fine sono finito qua. Mi ricordo dopo il secondo e il terzo romanzo, mi ricordo un editore mi disse guarda trasferisci da Roma a Milano perché... E il problema è che se ti trasferisci a Roma a Milano... Perdi poi... Ma devi fare 3-4 lavori per permetterti, allora invece qui magari è più economica la vita, quindi per quanto sembri sempre di più stupidistan, però lo stile di vita dello scrittore bohemien solo qua me lo posso permettere, quindi... certo, perché comunque sarebbe no, lì poi tu puoi fare ripetizioni, fast food, girare però hamburger. Tu già appunto svolgi comunque gli altri lavori, quindi non è detto che magari questi verrebbero pagati comunque di più in altri posti. Può essere, può forse. Essere. No, però perché voglio spingerti ad andartene ovviamente. Mi vuoi cacciare, vale. È una cosa che mi sono sempre chiesto anch'io nel mio periodo, diciamo, da musicista, appunto, che ho fatto per fortuna fuori. E mi rendevo conto che effettivamente per noi che stavamo a Bologna in quel periodo era più facile andare in giro a suonare, perché se fossimo dovuti partire ogni fine settimana... cioè da Siracusa col furgone, diventava una cosa, mentre lì era abbastanza... No, sì.
Sì, per non cui... lo so. Poi io non amo promuovere i romanzi. Quindi proprio sei... Non sono bravo a promuovere i romanzi. E com'è che le case faccio più danno che ha... ancora ti pubblicano? Ma infatti non lo so. Infatti quando vado alle presentazioni di solito è meglio se non ci fossi andato. Quindi cioè, non cambierebbe niente, cambierebbe solo comunque, l'aumento dell'affitto. Ti stiamo a interrompere perché non è vero, invece io ho partecipato anche a una tua presentazione, invece Stefano è veramente, cioè veramente bravissimo, cioè nel senso sai fare emergere col tuo modo di raccontare il tuo libro proprio veramente delle scene veramente molto bene, molto bene. Da scrittore che sa il fatto suo. Un'altra domanda che volevo porti riguardava appunto invece se c'è un libro, un racconto, o comunque in generale una storia che avresti voluto scrivere tu, una cosa che hai letto e che dici, mia, questa cosa proprio richiama il mio stile, un po' mi sarebbe piaciuta, mi hanno fregato l'idea in qualche modo, avrei voluto scriverla prima io. Bella domanda, ci ho pensato. C'è un libro famosissimo, vabbè, un classico siciliano, che quando lo rileggo spesso... e dico, cioè, vorrei scrivere una cosa del genere, che è il Don Giovanni in Sicilia di Brancati. Okay. E quel libro, dopo quasi 100 anni, ancora lo legge e scoppia a ridere, quindi ci sarà un motivo. E, quello, sì, se ci fosse la possibilità di tornare indietro nel tempo e rubare il manoscritto a Brancati e pubblicarlo io, sì, così com'è. Mi piacerebbe, sì, così com'è. Ambientando negli anni 40. Va bene, parlavi appunto del fatto in qualche modo della tua ritrosia a insomma, avere rapporti col pubblico nelle presentazioni eccetera, ma in realtà noi abbiamo appunto ascoltato tantissime persone che hanno voluto dire la loro su di te, che a modo loro ti stimano tutti, per cui prego la regia di mandare, mettiamoci la faccia che vediamo su quello schermo lì. Io viro sempre con la bicicletta, a Chiana, Scinne, Fuggia, sempre per i peri, ma non avevo che fare questo. Mi hanno detto che ci scrive tutti i discorsi a Vinciullo, ma è vero? Scorretto, sleale, un pusillanime. Sono uno scrittore anch'io e so di cosa parlo. Quando lavorava in libreria vendeva solo i suoi libri e cestinava quelli degli altri, me compreso. Lo odio. Lo leggo con avidità, ogni libro. Ogni parola che scrive, per me è quasi una troca. Ma guardi, facile scrivere libri e pubblicare con le grandi case editrici quando si è il figlio di Giuliano Amato. E che ci vuole? Per me, in ordine di importanza, Sciascia, Figlio Lei, Bufalino, Pirandello, Enzo Papa e Vittorini. No, no, Amato no. Ti amano, il pubblico ti ama. Stefano, è stato davvero un piacere averti qui ospite da noi. Grazie. Spero insomma che tu possa continuare la tua carriera naturalmente di scrittore, spero insomma di leggere quanto prima un altro tuo romanzo, perché come sai sono un tuo accanito lettore. Grazie. Grazie ancora a tutti e ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di Eureka, non so perché è venuto alla Barese. Arrivederci a tutti, ciao!